今日と同じような空模様になりそうです。関東は晴れたり曇ったりで、午後は内陸や山沿いを中心に通り雨や雷雨があり、局地的には雨が激しく降るでしょう。Abbiamo un unboxing di cose. Sono arrivate delle cose, degli oggetti, dell'oggettistica, del contenuto. Quando si parla di creare del contenuto, ecco, il contenuto è contenuto in queste scatole. E attenzione, l'apoteosi delle nanostation. Porco d***o. Abbiamo nanostation a non finire. Una caterva di nanostation. Le abbiamo prese su eBay. Sono logicamente usate. Sembrano cotte dal sole, ma dovrebbero essere funzionanti. Prezzo molto vantaggioso. Circa 10 euro l'una, ecco. Per cui ponti radio a non finire. E questa è un'ottima cosa. Sono contento. Verranno provate, usate, montate, massacrate, vituperate. E cosa abbiamo qua? Abbiamo sicuramente ricambi auto. Attenzione, abbiamo documenti. NGK Spark Plug Cable Set for the Fiat Panda. Sono i cavi delle candele. Belli, in silicone, molto morbidi, ok, finalmente, ci volevano perché quelli miei sono molto panda di qua, panda di là, 95, 96, punto, bla bla bla, NGK, marca che io adoro, e quindi queste verranno montate subitaneamente, e altra scatola di cartone, poi vediamo cosa c'è qui, dunque. Vediamo questo pacchettino Amazon. E questo contiene, io già lo so, contiene un oggetto, un contenuto, perché questo è un contenitore e questo è il contenuto, vedete, del contenuto. Stiamo creando del contenuto ed è un disco da 2 terabyte meccanico. Candio, scusate il lapsus. E a scopo backup, io ogni tanto ne prendo uno, costano poco rispetto agli M-Disc, ne prendo uno, quello vecchio lo metto da parte, lo congelo, lo tengo lì con il contenuto, anche qui parliamo di contenuto, e questo si riempirà di contenuti, cartone ondulato, con cui fare un'ottima zuppa, e prima o poi su questo canale prepareremo la zuppa di cartone, una bella zuppa di cartone. Altro cartone, ed ecco quello che aspettavo, è stato oggetto di un mio precedente video, il tubo di aspirazione, il tubo di aspirazione della Panda, air intake, e questo lo monteremo al posto della toilet, è bello morbido, ah che meraviglia, non è secco come la merda, come quello che ho attualmente. E questa scatola la mettiamo da parte per la zuppa. Dopodiché, infine, abbiamo questo, che sinceramente non ho idea di che cosa sia. Non ne ho la minima idea. È impacchettato in modo fecale, con del cartone. Ah, abbiamo dell'ottimo materiale di lettura, ma già so cos'è. Già. Lo so cos'è, abbiamo una quantità di carta veramente notevole.
questo è un oggetto che ormai non ci servirà più, perché al museo siamo passati, grazie al nostro sponsor che è Sirius Technology, che ci sponsorizza la linea dati al Museo dell'Informatica Funzionante, noi con i fulmini ci si è bruciato il router, ne abbiamo preso un altro simile, ma siccome il nostro sponsor è stato così carino e fantastico da passarci a fibra FTTH, noi stiamo aspettando lunedì che venga il tecnico per montarci la fibra. E che dire, grazie allo staff di Sirius Tech. Sono veramente fantastici, ci sponsorizzano la linea al Museo dell'Informatica Funzionante da un po' di anni ormai, e credono in quello che facciamo e speriamo di non deluderli. Questo è tutto, mo vediamo se andiamo a montare magari queste due cose. Le metto qua, le antenne pure le metto qua e magari gli diamo una configurata in vista di un futuro ponte radio, sistemazione di ponte radio, perché sul tetto ho una NanoStation Loco M5 che è quella piccolina, mentre questa è la M5 normale che ha un'antenna molto più spermformante e quindi speriamo che possa migliorare il ponte radio. Ottimo, sono complete, hanno tutti coperti. Qua ci vuole un po' di nastro prima che questo si buchi, perché poi entra l'acqua. Bene, bene. Al nostro risveglio stamattina c'erano 13 gradi. 13 gradi. E io... ho provato una gran gioia, finalmente la cazzo di estate volge al termine e si sta bene, si sta freschi. E dato che si sta ben freschi e che si guida con gioia, ho deciso di fare un giro e di recarmi presso luoghi che non vedo da svariati anni, direi quasi un decennio se non di più, diciamo alcuni lustri. Quindi ci recheremo lì e vedremo cosa troveremo. Eccoci qua, un luogo che spesso visitiamo a causa della presenza, come potete ben vedere, di spazzatura, ma ora noi invece di girare andremo dritti, perché ho deciso di percorrere questa strada che, come vedete, ci riserva regali di ogni tipo, purtroppo carbonizzati, quindi non c'è molto da recuperare. E questa non è forse la strada che ricordavo, mi sa che devo andare di qua, proviamo. Il simpatico personaggio di fronte a noi ci ha spiegato che questa strada non prosegue e ci sarebbe questa trazzera che porta verso i campi, ma temo che non sia una strada molto praticabile o praticata. No, questa la faremo un'altra volta. Va bene, allora rientriamo sulla via tradizionale. Purtroppo questa missione è fallita sulla nascita. Siamo dei falliti, veramente siamo dei falliti. E quindi consoliamoci con un po' di oggetti di vario tipo. Cosa troviamo qua? Troviamo del metallo, delle lattine, del vetro, della plastica. Sì, volendo si può costruire qualcosa, il metallo è arrugginito, però è complicato e quindi no, questo materiale non ci serve. Si possono fare delle belle cose con queste lattine, tipo delle antenne wifi, ma
Ma noi proseguiamo. Questo è veramente il clima ideale. Ci sono, diciamo, tra i 18 e i 20 gradi, c'è freschetto ma c'è il sole, c'è venticello e si sta veramente bene. C'è fresco e c'è il sole, quindi è veramente perfetto. Non si suda, l'aria è veramente ok. Fosse sempre così, sarebbe stupendo. Allora, io ho lavorato per dal 90 fino a, in una società che faceva rimozione amianto, perciò ecco, ah, wow. Magari può fare qualche ripresa mentre noi siamo di spalle a raccogliere. Come no? Sì, sì. A raccogliere. Sì, sì. Stiamo andando più avanti perché qua già... Ok, allora la faccio passando con la macchina e vi lascio lavorare così. Okay. Questo è un altro punto dove spesso si trova della spazzatura, ma vedo che non c'è molto, c'è solo un sacchetto abbandonato davanti a un... a un materasso cartello. Giustamente la gente si lamenta, ma non c'è niente da fare, è una battaglia persa. Sto pensando una cosa, come vedete altra spazzatura, ma nulla di interessante. C'è un forno però normale, non microonde. Sto passando davanti al posto dove nel precedente video sul trash exploring ho trovato i secchi che mi servivano. Siccome c'erano altri secchi, sto pensando di prenderli così come sono e poi di andarli a svuotare all'isola ecologica, dove c'è un apposito cassone dove si possono gettare dei calcinacci di lavori di manutenzione casalinga, cose così. Per cui potrei prendere i secchi carichi con il loro contenuto, che è praticamente terra e calcinacci, e svuotarli poi nell'isola ecologica e recuperare quindi i secchi pulendo l'ambiente. Vediamo se riesco a fare questa cosa. E nel mio piccolo ho recuperato 5 secchi e ho tolto della spazzatura. Questa cosa mi sta bene. Molto bene. Sono stato ispirato dai signori che ho incontrato poc'anzi, per cui mi sono detto, beh, devo prendere dei secchi, ora ne ho 5 in più, sempre utili, e do una pulita all'ambiente. Settembre 2024. Se io qui accendo la radio in onde medie, ok, si sente. Ora vediamo se cambia qualcosa installando questi. Andiamo innanzitutto il tubo. Odore di gomma, il tubo aspirazione. Sono 3 viti. Allora, questo si era già rotto. Qui c'è il filtro. Porco. Ok. Poi. Questo è proprio secco.
E per finire, guardate che schifo. C'è un tubetto qua. Perfetto. Questo l'abbiamo tolto. Pulitore freni. Vediamo se riusciamo a metterlo dentro. Sì. Quindi questo va qui. E guardate la facilità. È proprio morbido. Questo va qui. E questo lo facciamo passare di sotto. Con la fascetta va qui. Magnifico. Ok, qui c'è ancora un po' di schifo. Questo schifoso butto qua. Ok, siamo a posto. Ma adesso la parte è difficile. Vediamo se riusciamo. Ma il passaggio di questi è un inferno. Il primo sembra essere questo. E invece no. Primo. E il primo sembra lui. E ci arriva tiratissimo. Come mai? Forse ce n'è un altro ancora più corto. E quindi ho sbagliato. Perché questo è ancora più corto. Infatti. Doveva essere facile e invece si sta rivelando l'olocausto. Il secondo più corto se ne va nell'altro, se ne va a fare in culo. Porco Fiat. Ora il terzo. Terzo cavo candele dei miei coglioni. Ok, proviamoci. Distruggersi la vita. Distruggersi la vita. E ora c'è l'ultimo, che è questo. È un vero schifo. Ok, questo è fatto. Un massacro. Un massacro. Un massacro. È stato un massacro. Ora vediamo se e come si avvia. Perfetto. Ora, il fatto che l'auto si avvia è già di per sé una grande vittoria.
c'è ancora rumore, vedete. Quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla. Ma va bene, era tanto che voleva cambiare questi cavi e l'ho fatto. Adesso approfittiamo di questa giornata di troppo sole per andare da Tecnomat a Ragusa. Inflation in Canada fell to 2% year-on-year in August. The poll reduces the unemployment rate down 5.1% year-on-year and an unexpected month-to-month drop in the price of clothes and shoes. The German government has promised that this has set 12 billion of euros of funding by 2030 for the country's South Park significant international outrage against Israel. Growing attention to the actions of Israeli forces in the occupied territories. According to UN figures, since October 7th, 2023, at least 634 Palestinians have been killed outside Israeli settlements and others due to attacks by settlers. Questa è la strada che porta da Palazzolo attraverso quella che si chiama Contrada Poi, porta a Giarratana ed è una strada poco frequentata, è un po' problematica perché è soggetta a smottamenti, come potete vedere dai segni sull'asfalto che a volte sono proprio evidenti, ci sono degli scorrimenti del terreno dovuti all'acqua che penetra dalla collina quando piove, ad esempio questa parte qua, come potete vedere ha ceduto e tende a scorrere verso il basso, è una strada che adesso è sicura, ma se piove veramente tanto alcune di queste parti possono letteralmente scorrere in basso e la strada può essere interrotta. Vedete, qua c'è uno smottamento. È una strada un po' così, però è molto bella perché i paesaggi sono veramente molto belli. Mi piace molto farla, anche se si va piano. A quanto pare nella zona dove solitamente troviamo maltempo, invece non c'è maltempo, c'è ben tempo. Invece di maltempo c'è buon tempo. Forse più tardi, chissà. E vediamo se questa musica ci triggera il copyright. E adesso ci dirigiamo verso Chiaramonte Gulfi, uno splendido paese famoso per la costruzione dei trasformatori di isolamento. Io non so se sto andando nella direzione giusta, ma ci sono delle grandi montagne. Penso che qua ci sia il famoso hotel abbandonato, famosissimo. Adesso penso che ci passeremo accanto. Esatto, qua c'è l'ingresso. È molto interessante questo paesaggio. L'orografia del terreno è montana, ci sono alberi ed ecco. Il famoso albergo abbandonato. C'è un bel panorama qui, devo dire. Quello sicuramente. Per gli amanti dei 2 metri, qua è voglia. 2 metri. Ah sì? Perché qua guarda, qua prendi mezzo. Effettivamente sì, qua, con 2 metri sì, veramente si prende un sacco di roba. Qua, con un'antenna seria, wow. 2 metri. Beh, anche non solo con i 2 metri, immagino. Sì, ok, ma tanto la HF, vabbè, non è bisogno di tutta questa apertura, però sì, e diciamo che da qui con un pezzo di filo non ho mai avuto. Ci sono anche i camion. Devo dire che è molto bella. Chiaramonte è una beltà. Palazzi immensi a Chiaramonte. Una quantità di palazzi mostruosa.
Ci sono delle belle montagne, non c'è che dire. Questo hotel sicuramente ci saranno un sacco di riprese su YouTube di Urbex. E con questo radio jamming concludiamo questo viaggetto. Siamo in vista di Palazzola Crede, che è lì. Siamo rientrati in contrada poi e come vedete dai segni sulla strada, anche qua ci sono tracce di scorrimento della strada verso il basso. Purtroppo tutto questo terreno è argilloso e quindi queste strade tendono sempre a scivolare, specialmente dopo delle grandi piogge. Ci sono spesso grossi problemi. E vabbè, ci siamo fatti un giro, siamo andati a comprare le viti autofilettanti per il ferro e quindi potremo sostituire tutte le Torx che vogliamo quando le troveremo negli elettrodomestici e non solo, sono viti molto comode. And expect to come back.